Amici di Corse di Moto TV, siamo a Vallelunga per il Dunlop Chief secondo round 2024. Riprende ovviamente chi casco sei e quindi andiamo a scoprire insieme i caschi più curiosi, più belli, affascinanti del Dunlop Chief e non solo. Abbiamo un unveiling live, chi casco sei, Michael Canducci, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora qui Michael abbiamo il casco che tu hai utilizzato nel 2023, lo vedete, Kaberg. Allora te lo do perché ci spiegherai adesso come hai scelto i motivi cromatici e il perché e chi è questo marino. Ma quando ero ragazzino a scuola non sapevo che disegno mettere sul casco, allora con i miei amici abbiamo detto dai proviamo a farlo noi in disegno e da allora l'ho sempre messo sul casco e infatti ancora quando ci vediamo oggi ridono di questa cosa. Quindi questo è proprio è nato dalla tua creatività, quello marino? Sì, diciamo che non avevi i denti e dopo l'abbiamo modificato un po' con gli anni, però sì. Allora, invece, gli altri motivi cromatici, vabbè c'è il 65 che è il tuo numero storico, come li hai scelti? Io vedo un rosso un po' fluo, un po' d'azzurro, un po' di giallo. Ma praticamente avevo messo il blu perché era per il 2022 quando correvo con il gomma, con la Yamaha. E le stelline mi sono sempre piaciute e vabbè il 65 perché è il mio numero, però non c'è una cosa particolare che l'abbiamo scelto, ecco. Vedo che anche la stellina in realtà come carattere ricalca un po' la mano, diciamo, non professionista, cioè mi sembra una stella fatta un po', no? un po' infantile, bella, fica. Sì, la stella però l'ha scelta Bargi Design, qui io non c'entro niente. Quindi è Bargi che ha fatto la stella come la facevo io in seconda elementare, benissimo. E vabbè, qui dietro c'è il nome, Michael. Sì, qua dietro ci abbiamo messo il nome e basta. Come ti trovi col Kaberg? Col Kaberg mi trovo molto bene, anche se quest'anno non me li ha dati, quindi ho dovuto utilizzare i caschi vecchi. Kaberg, cioè, ma non dai caschi che anducci, ma shame on you. Allora, la novità di oggi è, siamo a Vallelunga, round 2 del Dunlop Chief. Adesso voi direte da casa, cazzo, ma Canducci mi usi un casco un po' vissuto, ma novità, perché c'è l'unveiling. Allora, io prendo il vecchio e tu, Michael, vai con l'unveiling del nuovo Kaberg, nuovo, ha usato quello che c'aveva, bellissimo. Allora, ci sono colori nuovi, vado, adesso ci provo io, c'è una predominanza di verde perché Kawasaki, no, il verde è Kawasaki, anche se la moto tende al nero. Sì, esatto. Ho voluto mettere il verde per il fatto che corriamo con Kawasaki e sì, la moto è tutta nera, però comunque è sempre un Kawasaki, quindi pensavo che il verde era il colore giusto. Cioè, vedo l'omarino che qui era un po' sgrattugiato per terra, che è tornato nelle sue condizioni originali, bellissimo, lo state vedendo adesso. Dietro c'è il nome, Michael. Sì. È rosa. Come mai questa tendenza anche tua? Ci sono tanti piloti che tendono a rosa. Ma sinceramente è stata una sorpresa anche per me perché doveva essere con la bandiera italiana e quando l'ho tirato fuori era rosa, però va bene, mi piace. Una sorpresa positiva, dai. Sì, è bellissimo. Bargi, perché non gli hai fatto Michael con la bandiera tricolore? Cioè ha deciso lui, Bargi, così, t'ha rosato? Ma praticamente mi ha chiamato e mi fa, ti piace il casco? Io gli ho detto sì, ma posso farci qualche modifica? Io gli ho detto, ma va bene, fai quello che vuoi, mi fido di te. E quando sono andato a tirarlo fuori, era rosa. L'ha tirato fuori, era rosa, e chiuderei su questo doppio senso eterno, vado a vedere, e casco sempre lo stesso modello e Kaberg, no? E quindi hai detto che ti trovi bene. Se dovessi cambiare o inserire qualche nuovo logo, qualche nuovo disegnino, cosa inseriresti in un prossimo futuro? Ma sinceramente non lo so neanch'io. Non lo so. Perché vedo che comunque ci tieni, no? Cioè è molto curato come grafica. Anche le stelle, se notate, le stelle sono un po' meno stilizzate, sono più aggressive. Ma magari il 65 lo lascio del colore originale. Bargi, rosa non ha convinto tanto Canducci. Bravo Michael, buona stagione. Grazie. Davide Stirpe si è tenuto la nuova livrea, ovviamente per il round casalingo qui a Vallelunga, essendo lui di Roma. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. A Misano io no, gli ho detto, Davide come mai non abbiamo la livrea 2024? Mi ha detto no.
la portiamo per la gara di casa e vedo che hai tenuto fede. In realtà vedo che tu non ti discosti mai troppo di anno in anno dalla colorazione, cioè c'è sempre questa base tricolore. Ma sì, dai, questa è una grafica che era nata con Luca Menegale, l'ex ragazzo di HGC e Vittiglio che mi faceva i caschi. Era nata così per gioco tra di loro. Mi è piaciuta, ci ho vinto il campionato nel 2017 e quindi poi da lì è rimasta un po' la base della mia grafica e mi piace a me avere sempre, diciamo, qualcosa di che rimane, no? Anno dopo anno. L'ho sempre aggiornata, però bene o male è rimasta la base quella lì. Che ricorda tra l'altro un po', adesso io non so chi l'abbia fatta prima, ricordo un po' quella che portava in gara Davide Giuliano come colpo d'occhio, ancora prima Fabrizio Pirovano. È anche vero che quando si miscelano i colori della bandiera, cioè, quello è. Allora andiamo a vederlo, ho visto che hai messo il numero 63. Sì, beh, quello dai, ci deve essere un richiamo al numero, c'è sempre, bello. E fondamentalmente la parte, diciamo, anteriore è molto simile tipo all'anno scorso. Poi abbiamo aggiunto, ecco, tutta la parte nera, perché piaceva. Poi Casadei quest'anno ha fatto un bel lavoro, dai, è figo, l'ha un po' modernizzato, ha fatto un po' delle linee diverse e diciamo c'è quello che mi piace a me, quindi la mia grafica ogni anno magari rivista, ritoccata, ma a colpo d'occhio a lei. Sì, poi belli, sono colori anche sfumati, quindi belli, impressive. Dietro ovviamente abbiamo trovato lo spazio per esprimere un po' di romanità, caro Davide. Beh, sì, dai, facciamo vedere, dai. Questo anche è un po' di anni che me l'ha fatto un amico e io sono nato il primo agosto, del leone, e dai, mi piace come animale, mi è sempre piaciuto, quindi... Abbiamo fatto, ecco, questo leone con l'elmo romano, ormai è qualche anno che lo uso e stando fuori da Roma a volte mi manca, no? Quindi averlo come simbolo, come immagine è figa e poi qui a Roma, insomma, vale ancora di più. È molto bello, aggressivo. Diciamo che terminato il discorso sui motivi cromatici, la grande novità di quest'anno, Davide, è che tu sei passato, come dicevi prima, da HJC a Kabuto. Allora, lo sappiamo, marchio giapponese, dai fondatori di OGK. Come ti stai trovando? È la seconda gara, hai fatto un po' di test. Come ti stai trovando con questo casco? Ma molto bene, molto bene. Ti dirò, dopo tanti anni di HJC, dove ho visto tanti modelli anche di HJC, quest'anno ho fatto il passaggio con Kabuto e sono veramente contento. Un casco molto bello, comodo, e io sono molto rompipalle, se si può dire, sull'abbigliamento e stresso un po' tutti, quindi dai, con loro ho trovato un gran compromesso. Poi sono stati lì, abbiamo fatto un po' di modifiche sugli interni, perché io ho la testa molto piccola, quindi uso un XS con degli interni ancora più piccoli. Mi sono stati subito dietro, avevano già tutto pronto, già tutto a catalogo, quindi è stato facile. Quindi gran casco e sono contento, dai. Bello il casco tricolore di Davide, quindi in bocca al lupo per il round casalingo di Vallelunga. Ciao. Crevi il lupo, ciao ragazzi. La vera notizia di quest'anno per Roberto Mercandelli non è che è passato alla Superbike, è che dopo tanti anni di caschi anonimi ha deciso, da buon pilota, di farsi il casco personalizzato. Intanto ciao Merca. Ciao, ciao a tutti. Ogni anno io dicevo, Roberto, ma no, ma lo tengo così, bel neri, io ne ho visti due colori, ma sempre come uscivo dalla Factory. Quest'anno cos'è che ti ha scatenato la voglia di personalizzarlo? Ma allora, a me il casco nero è sempre piaciuto molto, perché secondo me era molto aggressivo, molto cattivo, un po' poco personale. E allora l'anno scorso, dopo l'infortunio che ho avuto al Mugello, ho detto, c'è qualcosa che non va, nel senso che tutte le sfighe me le porto dietro. E quest'inverno da uno sponsor mi dice, guarda che secondo me devi cambiare il colore del casco, perché è quello che ti porta sfiga. E allora da lì ho preso la palla al balzo, ho detto, sai che c'è, ci provo. E allora ho detto, facciamo la colorazione personalizzata, ed è venuto fuori questo casco. Sei rimasto fedele alla marca, la vedete, è belle, ma la mia domanda è, innanzitutto, chi te l'ha fatto come grafica, e poi l'idea è stata tua o hai dato carta bianca all'aerografatore? Allora, me l'ha fatto Elia, Art Design, che è un ragazzo molto bravo, ma l'idea, diciamo che io gli ho dato più o meno un'idea di massima di quello che volevo, un casco non troppo banale e neanche troppo fumettoso, diciamo, da ragazzino. E devo dire che è venuto molto bene a parere mio, perché è molto squadrato, geometrico e mi piace parecchio. Ovviamente i colori li vedete, riprendono quelli che sono i colori della Ducati, del Broncos Racing Team per cui corre Roberto Mercandelli. Vedo che ci hai stampigliato ben in evidenza il 93, che è un numero, vuol dire che il motorsport, no, insomma, è un numero importante.
Direi di sì. Io sono fan di Marquez, in più il mio anno di nascita, ce l'ho sulla moto, ho detto mettiamolo anche sul casco e facciamo capire l'importanza del numero. Dietro cosa abbiamo? Vedi, dietro c'è la scritta Mercandelli a tutta calotta. Mercandelli, e poi sostanzialmente sono tutte delle forme geometriche messe insieme, brillantinato, rosso, bello, mi piace molto. Domanda curiosa per gli appassionati che ci guardano da casa: quanti caschi hai già aerografati pronti nella livrea 24? Quest'anno ne ho 3 già pronti. Il primo l'ho già fatto più o meno fuori, a Misano. Tra l'altro, con i caschi non aerografati non ho mai messo la testa nella sabbia. Prima caduta col casco aerografato, testa nella sabbia, però va bene, dai. Sì, diciamo che hai scelto un punto a Misano dove sverginare il casco, non proprio di quelli proprio soft, perché dovete sapere, o lo sapete già, insomma, il Merca è caduto al curvone dove col Superbike si viaggia intorno ai 180 all'ora o qualcosina di più anche. 250 all'ora. 200, gli ho tolto 70 km perché l'ho visto rialzarsi, dov'è? Beh, ecco. Come ha retto il casco? Proprio andato come vernice tutto? Da buttare? No, allora, da buttare no, perché è questo, tra l'altro. Ah, quindi l'abbiamo già? Sì, no. Fortunatamente non si è rovinato più di tanto, anche perché comunque la caduta sono stato molto fortunato, ho solo strisciato, quindi direi che alla fine è andata bene. Sai, l'ultima cosina. Sappiamo che sei papà, va bene, il primogenito già no, l'abbiamo conosciuto, poi è nata la bambina. Pensavo che un qualche riferimento ai baby se lo mettessi. Ma in realtà ho detto faccio una roba mia personale, cioè non è che possono essere dappertutto, già sono molto ingombranti, sono la cosa più bella del mondo, però una roba mia personale deve rimanere. No, hai ragione, mi avevi dato la risposta all'inizio, ho detto voglio fare una roba un po' più seria, infatti non ha fatto niente di fumettoso, questo è un casco da pilota, professionista, adulto con una certa esperienza. Esatto, dopo si inizia a mettere i bambini, i fumetti, così diventa troppo da ragazzino. Bocca al lupo, Merca. Crepi, grazie, ciao a tutti. Per il casco 6 di Vallelunga, del Bianco e l'Ale, la sua compagna, ci hanno fatto una promessa. Sveliamo anche il casco dell'Ale. E allora, qui, cosa abbiamo? Proprio insistete. Avete presente il casco del Bianco? Non c'entra niente. È un po' diverso. Perché... Infatti sarà una sorpresa. Perché sì, infatti rimarrai sorpreso. In questo mese e mezzo ho pensato, se tanto mi dà tanto, l'Ale, compagna del Bianco, avrà un casco ignorante come il suo. Invece, vediamo. 3, 2, 1, l'unveiling. Quest'anno molto sobria. Perché Caberg così con il carbonio, carbon fiber, è troppo bello. Quindi ho detto ci aggiungiamo magari solo il mio logo con il mio numero e diamo importanza anche agli sponsor. Quindi così, semplice, sobrio e cazzuto. Ci Ma piace. Sai cosa ti dico? A parte che è bellissimo, è molto bello, però sai cosa c'è? Che quello di Ale sembra un casco da ragazza, il tuo sembra un casco da maschio. Ci alterniamo i ruoli ogni tanto anche, sì. Allora, cominciamo a capire un po' su questo casco cosa c'è. Vabbè, è un Caberg. Qui questo credo che sia un numero. Forse questo qui è il numero 111. Come mai 111? Scorso, è perché in realtà il mio numero è l'11, infatti ce l'ho anche tatuato, solo che l'11 ce l'ha anche un'altra ragazza e quindi ho dovuto aggiungere un altro uno. Poi mi piace anche di più, sinceramente, più figo. Poi abbiamo gli sponsor, giustamente. Gli sponsor, esatto. GoUp, il Siconte, che è il supermercato che abbiamo da quest'anno, a Senigallia, che ci sostiene. Sulla visiera c'è l'immancabile Luca Dominici. Esatto, iRise e Giulio Design, ragazzo che mi ha fatto il casco, che l'ha fatto anche a Saltarelli, tra l'altro, quindi l'ho conosciuto grazie a lui. È tutto un magna magna, ragazzi. Allora, dietro invece... Ecco, Miss Bikey. È il mio nickname che non tutti sanno pronunciare, si dice Miss Bikey. Miss Bikey. T'ha aiutato Alessandro a comporre questa cromia? Un pochino sì, direi di sì. Diciamo, Giulio all'inizio me l'aveva fatto molto particolare. Io gli ho detto, guarda, andiamo sul semplice. Poi c'è lui che dice, così no, così sì. E quindi... Lui ha potere... L'ha deciso lui per me il caso. Quindi lui ha potere decisionale sul tuo casco. E poi lui ha anche dei bei gusti, quindi ce li abbiamo molto simili, quindi va bene. Ma la domanda vera è, se lui ha potere decisionale sulla cromia del tuo casco, tu hai potere decisionale sulla cromia di Del Bianco? Puoi venire quando vuoi tu, certo, Ale. Puoi capire che lei, tutta bellissima, femminilissima, casco carbonio incazzato, e io sono rosa, azzurro, giallo, solo colore. Ecco. Infatti l'ha detto. L'ha detto. E chiudiamo con casco, va bene, tu sei una pilota, sei un pilota. Dove corri quest'anno, cosa fai? Allora, l'intenzione era di fare... un paio di tappe al CIF femminile, solo che coincidono tutte con le sue gare, quindi l'importanza la diamo alle sue gare. Quella, ho detto, non me la toglie nessuno, a novembre, trofeo del Mediterraneo, binetto.
Quindi quella ho detto per forza. Quindi lì potremo finalmente sfoggiare questo bellissimo casco. Esatto, finalmente. Bravale, bravale per il casco e soprattutto per la pazienza, insomma, di sopportare la bestia lì. Lo so. Grazie. Grazie.